Lunedì, allora oggi è stata una di quelle giornate in cui sono stato attaccato perennemente al computer senza fare una pausa. E no, non va bene, perché non voglio essere più quel tipo di persona, voglio prendermela un po' più sul chill. E quindi oggi è stata una giornata un po' da cancellare, nonostante comunque abbia completato un bel po' di lavori che avevo in cantiere, perché questo fine settimana partiamo per lavoro e mi porto dietro anche l'Arianna, ma questa è una cosa che vi racconterò in fine settimana. Ora andiamo a fare la spesa. Vedete perché non mi devo distrarre? Perché avevo a casa i bollini per prendere i bicchieri dei supereroi della Marvel e li ho lasciati a casa, non li ho portati. Potevo già tornare a casa con un bicchiere e non l'ho fatto. Porca miseria. Questa sera credo di mangiarmi le costine marinate, perché lunedì non ho voglia di cucinare. Martedì, oggi cercherò di essere un po' più chill di ieri, dato che ieri sono stato tutto il giorno attaccato al computer e no, non va bene. Bisogna sempre prendersi un po' del tempo anche per se stessi. Però questa mattina ho già fatto un bel po' di lavoretti, sto finendo questo video di presentazione che verrà proiettato sabato primo pomeriggio ad un evento dove ci sarò anch'io a fare delle riprese e dove molto probabilmente ci sarete anche voi, perché cercherò di fare qualche vloggatina anche in quei giorni. Ho quasi finito, cliente contento, devo solamente fare due o tre modifiche, inserire due scritte, normale amministrazione. Mi sono reso conto che sto vloggando molto poco in questi due giorni, inizio settimana, che solitamente faccio sempre un sacco di immagini riprese per il vlog. Però questo fine settimana sarà bello ciccioso, quindi diciamo che tengo le energie per fare le riprese nel fine settimana. Quindi questi primi giorni saranno molto rilassanti. Sto facendo questa collezione del Carrefour e con i vari bollini ti danno un bollino ogni 25 euro, ascoltate bene. Con 4 bollini è la sacca sport, con 10 il telo mare, con 5 bollini con più un euro i bicchieri, 7 bollini le tazze e 10 bollini i piatti. Però con 5 bollini devo aggiungere un euro per un bicchiere. 5 per 25 fa 250 euro. 250 euro per avere un bicchiere più un euro. Eh no, Carrefour, eh no. Però le vado a prendere. Mercoledì, questa mattina andiamo a fare qualche scatto nei musei della città per delle foto che andranno online sui vari siti del turismo del comune. C'è anche mio cugino Luca. Assurdo che ci siano dei posti così a Vigevano che non vengono per niente valorizzati. Siamo nel Museo del Tesoro. Allora, primo museo andato. Direi che ce la siamo cavata 40 minuti. Quello che avete visto prima era il Museo di Leonardo e invece adesso siamo nella Pinacoteca, piena di quadri, molto belli. Vorrei saperne di più. Però sti cazzi. L'arte è una cosa che non concepisco. Questo cane ha una faccia umana. Hanno esagerato col realismo. Questo invece è il Museo dell'Imprenditoria. Eccoli. Ciao. Mattinata di shooting finite. Ora scarichiamo tutto. Io oggi devo fare un po' di cose perché poi tra qualche giorno si parte e quindi vorrei partire molto tranquillo. Giovedì, domani si parte, quindi oggi ho concentrato tutta la mia giornata sul preparare l'attrezzatura e la valigia, dato che sto via due giorni e lavorerò due giorni e poi farò due giorni di pausa sempre nello stesso posto. E come ogni youtuber tech che si rispetti, ora vi farò vedere cosa c'è nel mio zaino da videomaker. Cosa ci sarà in questo fantastico zaino, grazie Penny, della Lowepro, piccolo, bello, comodo, molto capiente e sono molto soddisfatto di questo zaino. Sarà un what's in my bag molto spartano. Prima di tutto, Ronin SC, gancio da mettere alla cintura, batterie e caricabatterie, faretto, l'astuccino con i microfoni della Rode Sony 6004 con obiettivo 18-105 e il microfono, un microfono Rode Micro
boh, non mi ricordo come si chiama. E qui ha la nuova arrivata, che ve l'ho fatta vedere l'altro giorno, la scartata Yakugeng ZV-E10 con obiettivo 16-50. Nel frattempo, mentre vi stavo facendo questo What's in my bag da videomaker, mi è arrivato questo pacco che adesso andiamo ad unboxare. Inquadratura molto particolare, molto grandangolare questa, per unboxare questo nuovo pacco che mi è arrivato proprio adesso, che ho ordinato l'altro giorno. Porta schede SD. Venerdì sono tornato a Rimini perché questo weekend lavoro, però oggi sono libero, quindi me la giro in tranquillità. C'è anche la Rihanna. Si vede, eccola qui. Siamo andati in hotel, abbiamo messo giù le valigie e dopo vi faccio un room tour perché l'hotel è veramente, veramente molto bello. Mangiamo dall'Ella Mare, che ha partecipato e vinto a una puntata di Food Advisor con Simone Ruggiati. L'Ella al Mare, buon appetito! La coppetta. Esperienza L'Ella al Mare particolare. Particolare perché c'era tantissima gente e non se lo aspettavano neanche loro tutta questa gente, quindi c'era molto caos. Ma la piadina era super strabuona. L'abbiamo presa tutta col 2 con l'impasto di farro ed era veramente, veramente leggera. Ne avrei mangiato un'altra. Ragazzi, l'ho trovata! Ho trovato la Guitar Hero! Giunto il momento, ragazzi. Room tour della nostra stanza d'albergo. 4 stelle superior, questo 4 stelle S, penso che sia un superior. Mamma mia che luce qua, sono film horror. Iniziamo, si entra, corridoio, grosso armadio, come vedete, qui c'è il frigo, questo sono io, ciao. Qua un altro armadio, molto bello, molto invitante l'ingresso, guardate che bello. Subito a sinistra il bagno, vasca con doccia, molto molto spazioso, lavandino, tutto molto chic, il bidet. Il gabinetto, c'è il telefono che mentre uno la fa vuole chiamare qualcuno per tenere compagnia, lo può benissimo fare. Questo sono ancora io, eccomi qua, ciao. La seconda stanza, un piccolo salottino, qua c'è già la nostra roba, un casino. Un piccolo salottino con la TV che non accenderemo e vi ripeto, ma chi accende la TV negli alberghi? Un balcone, guardate che bello, non dico una bella vista ma comunque si sta bene, c'è un frescolino, questo è il balcone. Là c'è il mare. Siamo nella via principale di Rimini, lungomare, quindi una zona molto trafficata e molto bella perché è piena di locali per andare a mangiare e uscire la sera. Guardiamo la camera da letto. E un tavolino molto carino se uno vuole lavorare, un grosso specchio, questo sono ancora io, ciao. Un mega letto che, ragazzi, ho già controllato, c'è il topper tirato a balestra, super fighissimo. Ah, un'altra TV, non l'avevo vista prima, l'ha messa adesso, e un altro balcone che dà più o meno dove eravamo prima. L'albergo, per chi volesse saperlo, è l'hotel Ambasciatori e sarò qui oggi, domani lavoro invece, sempre qua dentro perché fanno una convention, dopodomani anche, però domani sera è interessante perché c'è una festa e la fanno esattamente, dovrebbe vedersi, esattamente là, c'è una villa che hanno ristrutturato e adibita per locale, feste. Poi lunedì facciamo colazione, sempre qua in albergo, ci spostiamo in un'altra casa, facciamo un'altra giornata a Rimini super relax e martedì mattina torniamo, ma questo ve lo racconterò nel vlog dell'altra settimana. Concentriamoci su questa. Momento outfit della Rihanna, guardate che bella. Top comprato da Amelia Verona, gonna comprata da Amelia Verona, stivaletti comprati non mi ricordo dove. Guardate che bella, inizia la date night. Sento già profumino di carne. Questa sera per la date night andiamo a mangiare al Kiburlaz, locale che solitamente frequentiamo d'estate, dove si mangia molto bene. Filetto per me, passatelli per la Rihanna, buon appetito. Sabato, buongiorno. Questa notte abbiamo dormito secchi, andiamo a fare colazione. Ragazzi, parlo piano perché è ancora molto presto. La Rihanna mi ha fatto notare che nel nostro corridoio dell'albergo c'è
il blocco di graffite dove Jabba aveva intrappolato Han Solo. È incredibile, ragazzi, e ce l'abbiamo qua a Rimini. Le colazioni in hotel sono le migliori. Allora, mattinata in cui ho ripreso l'accoglienza, molto easy, adesso andiamo a mangiare. Qualcuno che versi del vino per fare una bella ripresa, ma nessuno beve vino. Non credo di aver fatto delle riprese mentre lavoravo, ma è stata una cosa abbastanza noiosa per me. Devo solo riprendere, non è successo nulla di particolare, il lavoro sta andando molto bene. Adesso c'è un piccolo break e poi ricominciamo. Prese finite, torniamo in camera, ci riposiamo e poi riprendiamo stasera. Si cena e poi si fa festa. Ragazzi, andiamo a cena. Domenica, inizio un nuovo giorno, andiamo a far colazione. La colazione è al sesto piano, noi siamo al quarto. Andiamo, Arianna. E non abbiamo voglia di prendere l'ascensore. Buona colazione. Mattinata di dimostrazioni finite, ho fatto un po' riprese, ovviamente non potevo fare riprese per il vlog dentro, sto comunque lavorando. Ci siamo spostati allo Sporting Hotel, un hotel di fianco che comunque fa parte della stessa famiglia, e adesso andiamo a mangiare, che si è fatta una certa. Che chill! Vlog finito, iscrivetevi al canale, fate i bravi. Non ce la faccio, non è più stato di così.